Buongiorno mondo, oggi è sabato 7 settembre, noi abbiamo già fatto colazione col nostro biberon, col nostro biscottino e ora siamo in fase coccoline. E niente, oggi ho deciso di farvi un vlog, sarà un vlog casalingo perché le commissioni le ho già fatte ieri, quindi oggi non penso uscirò. Poi in più qui a Torino c'è un tempo orribile in questi giorni, ha piovuto tantissimo e fa veramente molto molto freddo. Quindi penso che oggi staremo a casa tranquilli. Federico non c'è col papà, Riccardo invece tornerà a breve perché è andato solo un attimo al supermercato a prendere giusto lo Scotex, 2 bottiglie di latte per lei, niente di che. E poi tornerà da noi e poi nel pomeriggio andrà a lavoro. Quindi insomma ce lo godiamo un po' questa mattina. È vero, Topolina. E niente, quindi siamo qua, Alessandra è in vena di coccoline con la mamma e poi insomma dopo giocheremo anche un po' insieme perché adesso abbiamo tirato fuori la palla di Minnie, eh? Dopo la facciamo vedere le nostre stelline, la pallina di Minnie, amore mio. Si è messa in manica lunga perché lei, perché io no, però fa veramente freddo, aveva i piedi freddi, qui proprio è arrivato l'autunno con questo maxi temporale che ha fatto, ha proprio cambiato, stravolto le temperature, quindi proprio bisogna mettersi la felpa, è una cosa incredibile, qui al nord fa veramente freddo. E non sono nelle vostre città, in caso fateci sapere nei commenti. Io e Alessandra volevamo farvi vedere una cosa speciale. Oddio, vuole tenere lei la videocamera, amore mio, però non si può, non si può. Allora, aspettate che mi organizzo qui sul tavolo perché con una mano sola è un po' complicato. Allora, volevamo farvi vedere questo pacco che ci è arrivato, offerto da Octoly e da Lala Lab, che ringrazio e saluto. Lei vorrebbe prendere tutto, fare tutto, ma non si può. Allora, vi facciamo vedere, spero di riuscirci con una mano sola, però ci tenevo che ci fosse anche la piccolina. Ovviamente tutto super imballato, ragazze, è bellissima. Io ho scelto questa foto qui con la piccolina. Guardate che bella. È veramente grande ed è bellissima. Nel retro c'è il grattevinci solito e i gancetti che eventualmente potete mettere attaccati alla tela ed è una 30x30, è veramente, io me l'aspettavo molto più piccola, invece è enorme, è bellissima. Eh? Tu cosa fai? Giochi col pluriball? Schiacci le bollicine. Che c'è le bollicine? Ah, aiuto, sta tirando via tutto. No, in bocca. Oh. Quindi insomma, siamo felicissime di aver ricevuto questo. Ringrazio ancora Lala Lab e Octoly. Se vi fa piacere, ho un codice sconto per voi che è Robertina. Ve lo scrivo qui sotto, come l'altra volta, sempre Robertina, per avere 8 euro di sconto sull'ordine con la tela. E come vi ho detto l'altra volta, per ogni ordine che farete voi, a me viene accreditato 5 euro per. Per acquistare, quindi così ci aiutiamo a vicenda. Voi avete 8 euro di sconto per chi non ha mai ordinato, per chi ha già ordinato il 25% di sconto dovrebbe essere. Comunque vi scrivo tutto nell'info box, quindi controllate qui sotto. E niente, noi adesso poi andiamo a pensare a dove appendere questa splendida tela, con la mamma. Poi ne faremo una con i codici sconto con anche il papà o tutti insieme con Federico. È stanchissima, ragazze. Vado a metterla nanna e ci vediamo tra poco. Buongiorno, nuovo giorno. Sì, non abbiamo finito il vlog l'altro giorno. Vabbè, lo finisco oggi che è lunedì 9 settembre ed è stato il primissimo giorno di scuola di Federico. L'abbiamo portato insieme io e Alessandra nella fascia. Per chi mi segue su Instagram l'avrà visto nelle. Dove vai? Nelle storie. E niente, oggi ci tenevamo a finire questo vlog che non abbiamo concluso l'altra volta. E scavatrice! Arrampicatrice!
Dove vai? E niente, adesso la metto a nanna perché è cotta, perché è troppe emozioni e io vi parlo dopo. Allora, da brava scolaretta, mettiamola così, ho appena finito di studiare, mi sono comprata questo quaderno fucsia e con le mie penne colorate mi sto mettendo lì, sto imparando un sacco di cose, presto vi dirò tutto insieme a Riccardo. E adesso spegniamo la sdraietta. Andiamo un attimo al CRAI che devo comprare un paio di cose che mi mancano e poi andiamo a prendere di nuovo Fede a scuola perché oggi esce a mezzogiorno e mezza, quindi molto presto. E tu che dici? Andiamo? Mettiamo la fascia e andiamo all'avventura? Che avventura! Però per lei ogni piccola cosa è un'avventura. Andiamo. E ride. Eccomi ragazze, salto temporale come sempre, ormai siete abituate. Stavo svuotando la busta della spesa perché sono andata poi un attimino al CRAI a prendere proprio due scemenze, tra cui anche questi. E poi ho trovato questa merenda, latte vaniglia per Alessandra, dai 6 mesi in poi. Non l'avevo mai vista in giro, quindi l'ho presa. Una nuova ricetta, 100% buona e golosa, fonte naturale di calcio, dal 6° mese, non dice altro. No, non dice altro, però proveremo, giusto così per darle una cosina diversa. Poi ho preso questo sapone qua per Fede, se l'è scelto lui con i pesciolini, per cambiare quello di Topolino che sarebbe da buttare. Poi si è voluto prendere questa fruttina anche lui perché vede la sorella, quindi un dentifricio per la scuola, uno spazzolino per la scuola. Poi qua cosa c'è? Questo è lo scontrino. Due lattini, io quando vado ne prendo sempre uno o due giusto per non stare mai senza. Fruttine mista e mela, che è la sua preferita, anche se solitamente la mela gliela grattugio io, però di emergenza. Poi mi hanno dato questa tessera punti, vi faccio vedere, dove ci sono questa tessera punti, dove ci sono i contenitori, visto che ora li sto utilizzando molto per la bimba. Sinceramente, visto che ogni tanto capito lì, quasi quasi, vedete, già con 4 bollini con 50 centesimi già potrei prendermi questo. Insomma, è abbastanza fattibile, non ci vanno tanti bollini e neanche tanta spesa in più, quindi potrei fare questa collezione. Quindi adesso inizio ad attaccarmi i bollini. Sto preparando la pappina per la cena per Alessandra. Spesso mi chiedete sempre di farvi vedere qualche ricettina, ma faccio veramente ricette molto molto semplici. A volte faccio la pappina di patate e carota, a volte zucchine e patata, a volte zucchina, carota e patata, insomma faccio un mix, però è molto molto semplice. Adesso magari vi farò poi un video di cosa mangio in un giorno o cosa la mia bimba mangia in un giorno, così magari vi tolgo qualche curiosità, però è veramente molto semplice, ve lo posso dire anche adesso. Ho utilizzato una casseruola, l'ho riempita con acqua di bottiglia, non del rubinetto, e poi ci ho messo a cuocere nell'acqua patate e zucchine. Ho frullato tutto, ne ho fatte quantità, adesso non vi so dire il peso perché ne ho fatte anche per i prossimi giorni. Come vedete, infatti qua c'è la dispensina, vedete, barattolo gigante per il pranzo e barattolo un po' più piccino per la cena. E poi ho utilizzato anche questo qui, io ho messo due di questi perché avevo una quantità veramente grande, quindi due vasetti di manzo, in questo caso della Plasmon, parmigiano, olio d'oliva. E poi, quando vedete qui non c'è ovviamente la pastina, io poi quando lo voglio utilizzare lo metto nel pentolino
e ci aggiungo un filino di sabbiolina, è questa qui la pastina che utilizzo, la sabbiolina proprio piccola piccola, e la faccio girare un po' con un filino, magari ci aggiungo proprio un filino d'acqua ancora, se è un po' asciuttina, la giro finché sento che è cotta e voilà. Ci aggiungo poi magari un filino ancora d'olio a crudo, ma proprio un filino e ancora un goccio di parmigiano, poco poco, anche perché non ne metto già tanto a priori nella pappetta, quindi insomma. È molto molto semplice come potete vedere. Adesso la impiatto così si raffredda per la cena. Mi raccomando, anche il brodo non buttatelo mai, quello dove cuocete le verdure, perché lo si utilizza per far cuocere la pastina. Io faccio sempre il brodo con la farina di mais e tapioca o con la farina di riso e ci aggiungo un filino di pastina, quindi il brodo serve sempre, non buttatelo mai. Ragazzi, alla fine dei vlog ci troviamo sempre qui. Sto cercando di capire come aprire questo pacchettino di... Ah, ok. Bastava strappare perché non ho più dischetti qua nel portadischetti. Vabbè, dopo lo riempio. Lo struccante scomparso, lo struccante. Tanto spariscono delle cose nella mia casa, ma soprattutto nel mio bagno. Ah, perché ogni tanto le metto a posto, perfetto. Ok, cosa volevo dirvi? Ci ritroviamo sempre qui a fine vlog. Tra l'altro, in tante mi avete ricordato di dare una shakerata a questo Nivea micellar bifase, eccetera, eccetera. Avete ragione, abituata a quello non bifase mi dimentico. E niente, appunto ci ritroviamo sempre a questo punto perché vi volevo salutare. Quando sono truccata, perlomeno ho un motivo per poter chiudere il vlog, anche se sono sempre piena di cose da fare tra piatti, lavare, stendere. Ritirare i panni, c'è sempre qualcosa da fare, incredibile, cioè non ce la posso fare a stare dietro a tutto. E infatti avrete notato in quest'ultimo periodo che sto pubblicando un po' meno video, capirete presto il perché, però appena trovo, diciamo, il mio equilibrio, dovrei farmi proprio una tabella vera e propria di marcia, una tabella di marcia per affrontare le mie giornate, perché tra i due bimbi, tra l'attività comunque su YouTube, no? Quindi pensare a che video fare, editarlo, caricarlo, editare un vlog, se è semplice, magari ci metto anche un'oretta, ma diversamente, comunque quelli con la musica, quelli che vedete un po' più particolari, un po' più complicati, ci metto anche un'ora e mezza. Poi fai l'anteprima, poi pubblicizzala sui social, insomma, non è così semplice come sembra. E quindi richiede molto tempo e con due figli, soprattutto una piccola, faccio veramente fatica a star dietro a tutto. In più, adesso c'è anche una nuova novità. Presto io e Riccardo magari vi faremo un video insieme, oppure lo farò solo io. Insomma, adesso vedremo cosa riusciamo a fare, giusto per raccontarvi di cosa si tratta. E niente, quindi insomma. Non vedo l'ora di parlarvene, anche perché sono molto euforica. Mi piace tantissimo questa novità e non vedo l'ora veramente di parlarvene. Quindi non so se ne parlerò in un vlog, ma penso che farò un video dedicato a cosa sta succedendo, perché l'avrete intuito perché sono molto più assente. Poi comunque ogni tanto vi dico che sto, tra virgolette, studiando, no? Cioè mi sto formando per potervi anche giustamente a voi dire bene bene le cose, poi perché non mi piace dire le cose insomma un po' così a caso, no? E quindi è un'attività questa che richiede anche un po' mettersi lì, capire bene tutto di cosa si tratta, studiare bene le cose, sapere cosa si dice, cosa si consiglia, eccetera. Quindi però ve ne parlerò poi in un video dedicato, non sto adesso a... Anche perché, ragazze, sono morta di sonno, sarà che non sono più abituata anche al discorso che Fede ha iniziato la scuola e non è facile riprendere questi ritmi. E
Un conto è sì, andare un po' a letto un po' più tardi perché c'è la bimba piccola, magari si sveglia, eccetera. Un conto è sapere e poi appunto poter dormire al mattino, no? Quindi dire vabbè, ok, sono andata a letto alle 2, alle 3, però domani finché la bimba non si sveglia dormo. E invece questo discorso non esiste più perché c'è la scuola e quindi il mattino alle 7, dring, suona la sveglia, tra l'altro. Devo attivare anche la sveglia di Federico perché lui ha la sua sveglietta di Cars che suona e lui ormai è un ometto e quindi quando suona la sveglia lui si alza, fa pipì, si lava la faccia, si lava e si veste subito e così io apro gli occhi e lui è già vestito, cioè è troppo bravo veramente. E quindi è già vestito, è già lavato e tutto. Poi facciamo colazione insieme, poi si lava i denti e poi si prepara per andare a scuola, insomma. Quindi è davvero molto molto bravo Fede. E niente, io ragazze vi lascio, scappo a dormire perché sono distrutta. Spero prima o poi di riuscire anche ad andarmi a fare poi un bel taglio scalato a sti capelli. Vorrei di nuovo farmi la frangia. Anche perché tanto adesso arriverà il fresco, quindi non patirò più. Diciamo che non l'ho fatta per l'estate per poter tirare su tutto se avevo caldo, ma ormai qui a Torino di caldo africano non se ne parla più, anzi ho il pigiama a manica lunga, quindi. E niente, un bacione grande come sempre, ci vediamo al prossimo vlog.